nella ciotola della planetaria verso le uova, l'estratto di vaniglia e unisco lo zucchero semolato cominciando a montare. Ci vorranno in tutto 10 minuti circa. Come vedete è un impasto ricchissimo di uova, per non avvertirne il retrogusto è importante aromatizzare con la vaniglia come abbiamo fatto noi oppure con della scorza di agrumi tipo arancio o limone. Composto chiaro e spumoso, via le cruste, vedi come scrive? Setaccio la farina e la incorporo con movimenti molto delicati dal basso verso l'alto. Verso il composto in una teglia foderata con carta forno e lo livello con una spatola a gomito. Mi raccomando, delicatamente per non smontarlo. La pasta biscotto è pronta per essere cotta in forno a 220 gradi in modalità statica per 8-10 minuti. Per controllare che la cottura sia corretta puoi utilizzare il classico metodo dello stecchino oppure toccare leggermente la superficie della pasta biscotto e controllare che il dito non affondi. Subito dopo averla sfornata, copro la pasta biscotto con un foglio di carta forno, un tagliere, capovolgo e poi delicatamente tiro via la carta forno. La copro nuovamente per conservare l'umidità e la lascio raffreddare. È il momento delle fragole. Le taglio a cubetti, piccolini, e le tengo da parte. Panna fredda in ciotola. La monto con le fruste aggiungendo lo zucchero a velo. Se preferisci sapori meno dolci puoi anche ridurlo o sostituirlo con del miele. Panna pronta, la pasta biscotto è ben raffreddata, possiamo comporre il nostro rotolo. Spalmo la panna su tutta la superficie, aggiungo le fragole e arrotolo il tutto dal lato corto aiutandomi con la carta forno. Chiusura verso il basso e faccio rassodare il rotolo in frigo per almeno mezz'ora. Una spolverata di zucchero a velo e il rotolo è pronto. È stato facilissimo da preparare e sarà ancora più facile spazzolarlo. Buon appetito! Lo adoro!